ben arrivati in un nuovo video, svuota la spesa Lidl. Sono stata solo da Lidl stamattina, sono stata bravissima perché ho speso 24 euro e ho preso tutte cose che mi servivano, quindi sono stata brava a non prendere cose inutili, brava Serena. Quindi iniziamo, partiamo dalla parte relativa frutta e verdura, più verdura che frutta perché di frutta ho preso solo le banane, direi di iniziare. Allora, ho preso questa confezione qua di patate, queste sono le patate, si chiamano le spaccarelle. Sono praticamente delle patate novelle, quindi sono delle patate piccoline da fare al forno. Queste le ho prese perché appunto pensavo di farle al forno, poi mi piace un sacco fare tutte belle croccantine con rosmarino, uno spicchietto d'aglio, le amo. E le ho prese, non mi ricordo il prezzo perché lo scontrino no, nel portafoglio. Poi ho preso tre zucchine di queste qua grosse, che le faccio grigliate, a volte le faccio sia grigliate da mangiare così, oppure qualcheduna la metto sott'olio. Le ho anche, ne ho presa una in più perché pensavo fine settimana, se riesco, volevo fare la pizza, infatti ho preso anche le altre cose per la pizza, e magari ci metto sopra due o tre zucchine grigliate, ora vedo un attimo. Solita confezione di pomodorini, io prediligo questi qua, che sono quelli pacchino, direi. Poi ho preso due finocchi femmina, ho scoperto che c'è una distinzione tra finocchio maschio e finocchio femmina, cioè sapevo dell'esistenza della distinzione ma non sapevo come si riconoscono. Abbiamo trovato 5 finocchi femmina, 2 li ho presi io, 3 li ha prese mia mamma. E poi, come vi dicevo, ho preso anche delle banane, io le prendo verdi praticamente perché... a me piace che rimangano un pochettino più acerbe, quindi appunto ne ho prese belle verdi. E infine ho preso una confezione di questi funghi champignon che io acquisto durante questo periodo, o da fare come contorno oppure da unire insieme a una pasta. Possono essere nel caso utilizzati anche per quanto riguarda la pizza che vi dicevo. A proposito di pizza, ho preso 3 mozzarelle di queste qua, della Merivio, scamorza affumicata, queste qua sono buonissime, sono quelle piccoline, c'era anche il formato quello più grosso, però queste qui se me li avanzano è più facile per me mantenerle, le metto all'interno di un contenitore in vetro, le chiudo bene e quindi mi durano fino alla scadenza senza alcun tipo di problema. Ho preso 2 confezioni di questa passata di pomodoro da utilizzare sulla pizza, perché onestamente utilizzare la confezione grossa di Mutti mi dispiace. E solitamente uso la passata, quella in brick della Coop, però dato che ero da Lidl e l'ho vista, non l'ho mai provata. Però ho detto, vabbè, Serena, per la pizza può andare più che bene questa. E a proposito di pizza, ho preso 2 cubetti di lievito, non ho mai utilizzato questo qua di Lidl, e vediamo un pochettino, scade il 3 di novembre, quindi appunto ne ho presi 2, quello che magari lo tengo in frigo, se vedo che mi avvicino alla scadenza lo metto in freezer. In freezer in realtà ne ho 3, fatti forse più piccini, però quelli lì li tengo lì in evenienza. Poi ho preso, perché non ne avevo più in casa, uno dei prodotti che io acquisto spesso da Lidl sono le noci sgusciate, perché le ho finite, quindi le ho ricomprate, io le amo alla follia. Poi c'era la settimana della linea Italiamo, mi sono trattenuta, ma questo non ce l'ho fatta. Ho preso una confezione di lardo e... questo l'ho preso per 2 motivi. Il primo, se fate gli hamburger, ci sta un amore negli hamburger, e a volte capita magari di prendere la focaccia al formaggio e di mettercelo sopra. Allora, io da qua 2 settimane inizierò la dieta, quindi questo qua dovrò consumarlo per quel periodo lì. Però niente, l'ho preso, non mi ricordo il costo. Poi c'era in offerta i fazzoletti, ne ho ancora a casa, però io mi ci trovo molto bene con questi della Floralis, li ho presi da tenere di scorta, anche perché andiamo verso il periodo invernale, quindi raffreddore eccetera, preferisco avere un fazzoletto in casa che almeno non devo stare a diventare pazza se ho finito i fazzoletti. Ho preso poi un
confezione di zucchero, perché l'altra volta ho fatto il banana bread, però me ne è rimasto poco, quindi l'ho preso da tenere in casa. Una confezione delle mie amate olive nere Baresa, 6 uova, queste qua XL. C'era poi della Perugina, tutto uno stand dedicato alla preparazione dei dolci, diciamo, preparazione dei dolci, cacao amaro e le gocce. C'erano in questo formato qua extra fondente, quelle al cioccolato bianco. Ho preso solo quelle fondenti perché quelle al cioccolato bianco le avevo già acquistate. Oltretutto non mi ricordo se di Perugina o di un altro brand, però le ho prese perché ogni tanto capita magari di metterle quando faccio il porridge, perché a volte faccio il porridge. Ah, tra l'altro ho preso l'altra volta da Lidl un prodotto nuovo che vi faccio vedere perché non ve l'avevo mostrato, a proposito di porridge. E infine, appunto, per la serata pizza ho preso una confezione di Icnusa che era in offerta a 1,95€. Prediligo la non filtrata, ma ho trovato questa in offerta, me la faccio andare bene. Per quanto riguarda il porridge, questo qua è un prodotto novità, infatti non l'avevo mai visto, mi ci è caduto l'occhio, ne erano rimaste solo 2 confezioni, ma non l'ho preso questa volta qua, l'ho preso nei giorni passati. Sì, nel frattempo qua vedete il casino perché finisco qua, inizio a vloggare, quindi sistemiamo insieme. Ho preso questi fiocchi d'avena, è una bustina da mezzo chilo, sono 500 grammi e sono dei fiocchi piccoli, sono molto curiosa di provarli, fiocchi d'avena integrali, ingredienti, fiocchi d'avena integrali, basta, non c'è nient'altro e sono molto curiosa. Avevo preso in vero, che avevo fatto vedere quello lì in uno svuota la spesa, dei fiocchi d'avena sempre, dei fratelli Molino, che vabbè io ho acquistato da Vasco e poi successivamente ho visto questi credo di averli pagato sicuramente meno di 1€ e... però non mi incuriosivano e così magari sperimento prima questi qua piccolini e vediamo un pochettino. Mi sono dimenticata di prendere, mannaggia me, i frutti di bosco, perché mi piace farla per... adesso che andiamo verso il freddo, farmi il porridge magari con le scagliette di fondente e dei fruttini, quindi in questo caso magari userò le banane. Basta, questa è stata la mia spesa più o meno settimanale, non ho preso grosse cose perché un po' di carico l'avevo fatto la settimana scorsa, delle cosine che mi interessavano in offerta, ora ho preso giusto le cose che mi servono principalmente per la pizza e a livello di frutta e verdura settimanale, in frigo mi è rimasta una mela e 2 lime, ma direi che basta, dovrei forse comprare ancora l'aglio perché mi sono dimenticata. E la cipolla, ma farò un salto dal fruttivendolo extra. Io spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche spunto interessante per i prossimi acquisti della spesa, fatemelo sapere. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao.